Per lei, buongiorno. Buongiorno. Lei che è ex, la sentirà un po' in più questa con il Picerno. E poi, come sempre, le chiedo dalla Coppa Italia, abbiamo detto cose positive e negative, ma c'è stato questo infortunio di Berardo, quindi un po' la situazione fisica di tutti i calciatori del momento, com'è? Parto dalla prima. È logico che è un'emozione rivedere i ragazzi, i dirigenti, magazzinieri, tutti coloro che ho vissuto 6 mesi belli, in una bella realtà che la conoscevo di nome, di fama, essendo io un uomo del sud, no? E quindi per me sarà un'emozione di vedere quei ragazzi, i dirigenti che l'anno scorso ho condiviso 6 mesi bellissimi. Per quanto riguarda, noi sappiamo che quando va a fare la partita la Coppa Italia, se non ti succede niente, sei fortunato e spesso, come dico, chi va per mare imbarca acqua. E mi è dispiaciuto tanto per Luca Berardoc, no? Anche perché stava bene, quindi mi è dispiaciuto. Però quando vai a affrontare queste partite, l'incidente di percorso ci sta. Però chi scenderà in campo sostituirà egregiamente Luca Berardoc e giocherà anche per chi è infortunato. Gaetano D'Onofrio, leggo la domanda del giornalista del Mattino, mister, ti chiede se, visto la gara domani, una gara particolare per te, visto il piccolo miracolo che hai saputo creare a Picerno lo scorso. Sì, miracolo, se no, chiamiamolo sportivo, no? C'è programmazione, non c'è improvvisazione, quindi la realtà Picerno c'è programmazione, il direttore generale Vincenzo Greco, società Snella col presidente che è in America, quindi una piccola comunità che fanno le cose non più, il passo non più lungo della gamba. E quindi in una comunità dove hai anche poche pressioni, bisogna dirlo, no? E quindi ti si lascia lavorare tranquillamente in base anche a quello che è il risultato. Quindi, come ho detto prima a Mario, l'emozione c'è, però poi una volta che c'è il triplice fischio si gioca e dopo il triplice fischio si è amici più di prima. Giuseppe Amato e il resto del calcio. Mister, Ciao Giuseppe. Picerno sarà rispetto al suo Picerno, ecco, anche tatticamente, come se lo aspetta, e dopo il suo piccolo sfogo in seguito alla gara di Coppa Italia, ecco, i ragazzi come hanno recepito quelle sue parole che immaginiamo siano state speculari nello spogliatoio e quindi come si sono allenati i ragazzi? Parto dalla seconda, ma lo sfogo è uno sfogo è quando a un figlio o un nipote lo rimproveri perché i no aiutano a crescere. Troppi sì dai per scontato e quindi ti devi conquistare qualcosa. Nella vita bisogna conquistarti qualcosa col sacrificio, con la voglia, con la determinazione. Molto spesso la generazione negli ultimi 20-25 anni, ma mi viene da dire i tempi nostri, non è così, perché ci sono i tempi e vanno vissute, no? Bisogna che noi si vada da loro a togliere l'ostacolo, mentre qualche volta l'ostacolo lo devi superare individualmente, altrimenti è troppo facile la vita, è troppo da tappeto rosso e non va bene. E quindi ogni tanto mi sentite che mi sfogo sulla vittoria. Quindi va a lenire anche, lo prendi di più il rimprovero. Per quanto riguarda il Picerno quest'anno, io l'anno scorso ho continuato a giocare, a fare un 4-2-3-1, in qualche partita ho fatto il 4-3-3. E il Picerno gioca bene a calcio, gioca bene, quindi la classifica non è veritiera. Un gruppo di giocatori importanti hanno fatto degli acquisti mirati. Proprio perché è da 3 anni che c'è questa programmazione, quindi ci si riesce a programmare. Quindi mi aspetto un Picerno ben organizzato, come lo è, che verrà a Castellammare a fare la partita. E noi dobbiamo essere bravi a giocare la partita, non a farci giocare la partita, sapendo che in 95 minuti ci sono tante partite dentro la partita. Quando devi attaccare si attacca, quando devi difendere, difendere, perché ormai il calcio è da 30 anni a questa parte che ci sono le due e B fase. Fase d'attacco e la fase di un possesso e quindi tutti devono saper far tutto. Ormai è diventato che il terzino può fare il centrocampista e viceversa, può
parlavo ai ragazzi, Cancelo, giocatore universale, e quindi non c'è più il ruolo fisso, ma adesso c'è il come, dove, quando, ma non da adesso, da tanti anni a sta parte, quindi sarà una... Sì, quindi bisogna anche avere la bravura di guardare prima la giocata, perché ti vengono addosso le squadre, e quindi bisogna lavorare con la coda dell'occhio, riconoscere gli spazi. Nel calcio, come dicevi, sempre più fisico, bisogna avere una grande velocità di pensiero. Libero Gascone, sta piacendo. Che partita si aspetta da domani dai suoi ragazzi? Ma una partita, gli ho chiesto grande attenzione, le partite non si vincono nei primi 10 minuti, ma si vincono nei 95, e quindi è una partita difficile domani. Lo dico, no, perché, ma perché è difficile, e quindi mi aspetto grande maturità da parte dei ragazzi, quindi di essere presenti in campo e viverla la partita. Tante volte qualche ragazzo, ma non parlo solo di Castellammare, si assenta, mentre bisogna essere presenti nella partita, e mi auguro di fare una prestazione ottimale davanti ai nostri tifosi, e cercare di vincere la partita e dedicarli proprio a loro, perché faccio un passo indietro, mi è dispiaciuto a Crotone non aver fatto risultato, anche perché c'erano tanti tifosi che ci hanno seguito, però l'abbiamo onorata la maglia a Crotone, quindi la cercheremo sicuramente di onorarla sempre. Volono. Ecco, mister, lei ha parlato di moduli, no? Del Picello 4-2-3-1. Proprio questo 4-2-3-1 l'abbiamo visto in Coppa Italia con il Cerignola. C'era Zigoni, la punta lì davanti, quello del Boa, Ecco, potremmo rivederlo questo modulo anche nella gara con Picello, o successivamente qualcosa che è stato pensato, nonostante ecco, Zigoni ancora non sia al top, lo si è visto in Coppa Italia, sta cercando ancora la forma migliore. Cioè, in Coppa Italia volevo far giocare tutti i ragazzi che hanno giocato di meno, però poi devi sempre preservare quello che è l'equilibrio. È la stessa cosa, abbiamo continuato a lavorare sul 4-2-3-1 in settimana dopo la partita del Cerniola. Qualche situazione si può verificare, può darsi pure che partiamo così, però l'equilibrio è la prima cosa. Devo andare a vedere se qualche giocatore è in difficoltà in certo tipo di ruolo, e quindi io voglio mettere loro nelle migliori condizioni. Avevo detto già dalla conferenza che non sono un integralista, che bisogna fare così e basta, no? E quindi, parlando anche con ragazzi, che ci parlo spesso, anche tanto, sono un logorroico, e quindi abbiamo lavorato sul 4-2-3-1 anche in questi giorni. Amato? Mister, ha avuto qualche giorno in più per visionare Santos che si allena con voi, lasciando stare sarà tesserato o non sarà tesserato. Adesso può dare però un giudizio più completo. Allora, lui in prossimità delle partite non lo faccio allenare con la squadra, nel senso che bisogna pensare più alla rifinitura e quant'altro. Se mi dici se è un buon giocatore, ti dico di sì. Anche perché poi, come spesso dico Wikipedia non mente, no? Sì, no? Carta canta, no? Quando si dice, poi bisogna vedere come sta. Lui si sta allenando, lo stiamo allenando anche a livello organico, quindi se mi dici è una punta che ti serve, qualcosa lì davanti a noi serve, però poi mi devo fermare qua. Come dicevo in qualche conferenza passata, cucino con gli ingredienti che ho, sì, perché i miei giocatori ad oggi sono i migliori al mondo, come l'ho sempre detto, e quindi se viene qualcuno da fuori che ci viene a dare una mano, che ben venga, perché abbiamo bisogno di tutti. E magari anche di un po' di competizione, probabilmente. Ma guarda, la competizione sana ti fa dare, guarda, non c'è migliore allenamento per qualche giocatore della panchina. Non bisogna rimproverare. Sì, perché c'è lo stimolo, è colui che in quel momento non gioca ti dà la pacca, e viceversa sarà quando colui che stava facendo il titolare poi non gioca. Sedersi in panchina è proprio l'ingrediente, proprio la motivazione, proprio per antonomasia. Lo fai sedere ogni tanto di fianco, così, e vedrai che quel ragazzo la volta dopo si impegna, e se non si impegna quella settimana, vedrai che dopo 2 settimane si impegna. Se non si impegna ancora, c'è ancora altri scalini, che è quello della tribuna.
se non si impegna ancora dopo un mese il DASPO non lo facciamo venire nemmeno ad allenarsi, perché bisogna capire che questa è una professione, non è un lavoro. Ho sempre sostenuto questo quando giocavo e lo ridico adesso: non è un lavoro, è una professione, perché se vogliamo proprio essere, non è dietrologia, il lavoro è un'altra roba. L'ultima, Savago. Buongiorno, mister. Buongiorno. Sei comparsa. Allora, niente, non so le domande precedenti, quindi le propongo. Sì. In base alla prestazione di D'Agostino, vista in Coppa Italia, vi chiedevo anzitutto se era ipotizzabile una sua partecipazione dal primo minuto nella partita di domani e se il modulo 4-2-3-1 visto lo riproponiamo. Ok, parto dal modulo. Abbiamo lavorato su quel modulo e, come spesso dico, bisogna avere equilibrio. E quindi, laddove andremo a riproporre quel modulo, può darsi pure che c'è qualche giocatore sulle fasce che non è prettamente offensivo, ma è più un giocatore di equilibrio. Perché poi pian pianino bisogna andare a costruire i palazzi, non si possono costruire subito. Sul discorso di D'Agostino, domani mi piacerebbe far giocare davanti 4-5 ragazzi, ma bisogna giocare in 11, e quindi la valutazione è fatta se determinati ragazzi partono dall'inizio, se per la Juve Stabia è meglio che subentrano, dipende come va la partita. E quindi non lo so. Ecco, D'Agostino potrebbe giocare titolare, ma non solo D'Agostino, anche Guarracino potrebbe giocare titolare. Bentivè, tutti sono titolari, poi vanno fatte delle scelte. Siccome si dice che uno che fa gol deve cavalcare l'onda, quindi domani D'Agostino non gioca. Noi andiamo oltre, diciamo, andiamo a togliere queste cose scaramantiche. A parte la battuta di D'Agostino, non lo so se domani gioca D'Agostino o meno, però è un ballottaggio con un altro giocatore. Io faccio un'altra battuta, visto che fa caldo, come vedere il naso freddo o i piedi freddi? Questa poi me la spieghi. No, perché infatti la coperta corta la volta. Ah, ci vuole equilibrio, nel calcio ci vuole equilibrio, nel calcio ci vuole equilibrio. Diciamo, guarda, ma nel calcio c'è l'equilibrio, perché lo vedi anche dalle... Adesso andiamo in Serie A, no? Una squadra vince in Champions, è più forte di tutte, appena perde, questi devono andare a lavorare, ci vuole equilibrio. Anche delle considerazioni. Sì, ci vuole equilibrio, ci vuole equilibrio. Grazie. Okay.